Grazie, grazie di questa bellissima introduzione, grazie di essere qui. Effettivamente mi serve tantissimo che sia stata pronunciata questa frase: i dati sono il nuovo petrolio. Ce la teniamo un attimo lì. Quello che è fondamentale dirsi prima di andare a rispondere alla domanda, appunto, se i dati possono discriminare, è effettivamente che cosa sono i dati. Cioè, che cosa sono? Non voglio tornare indietro alla matematica delle elementari, o forse sì, non lo so, ma dobbiamo metterci d'accordo sulla materia che stiamo prendendo tra le mani, che stiamo padroneggiando. Perché una delle negli assunti di base che dobbiamo, su cui un po' dobbiamo metterci d'accordo, parlando di dati e parlando di dati che appunto possono creare disuguaglianze, discriminazioni, è il fatto che i dati non sono neutri, non sono oggettivi. E invece siamo molto legati a quest'idea. Quando qualcuno ci presenta dei dati, lo riteniamo una persona che ci sta portando qualcosa che ha osservato, sperimentato, qualcosa di scientifico. Usiamo tutte queste parole, no? E chi non porta i dati è soltanto un'altra persona senza opinioni. In realtà, anche chi porta i dati ha le sue opinioni, cioè portare i dati non vuol dire arrivare senza idee, senza tesi. Portare i dati vuol dire portare uno strumento con cui vedere la realtà, con cui la realtà viene rappresentata. Però noi, ma anche noi che ci lavoriamo, io che parlo di queste cose, parlo di dati che non sono oggettivi, in realtà ogni volta che li pensiamo, probabilmente pensando ai dati, in base anche al lavoro che fate, a quello che è la vostra quotidianità, avete in mente un'immagine di che cosa sono. Qualcuno di voi magari avrà proprio le tabelle dei programmi come Excel, quindi vedrà immediatamente dei numeri pensando alla parola dati, ed è qualcosa che ci tocca, è quello che diciamo ci è stato fornito in eredità con questo strumento, con questa parola. Il fatto è che dobbiamo proprio ricordarci che il dato, nonostante il termine sia questo, non ci è dato da nessuno, non è qualcosa che viene calato dall'alto. E anche il pensarlo come qualcosa che posso trovare in un giacimento, come il petrolio, in realtà è un po' problematico, perché abbiamo questa illusione, appunto, che io vado a trovare qualcosa o lo raccolgo appunto su un sentiero di montagna, come se fossero le more, e quindi è lì, è quello, e lo vado a presentare ai miei interlocutori. Guarda che ho i dati dicono. Lo facciamo tutti, lo fanno i buoni, lo fanno i cattivi. Quindi è un modo che abbiamo di utilizzare questo strumento perché pensiamo appunto che sia una rappresentazione efficace e neutra della realtà, nessuno lo può toccare. Spesso quando il dato arriva nelle redazioni, nei comunicati stampa, c'è un titolo con un dato, oh, bellissimo, i giornalisti, posso dirlo, siamo mia categoria, impazziscono, perché il dato, 1 su 3 gli italiani fanno questo, click, vado a vedere, poi magari non so come è stato calcolato, cosa c'è dentro, ma il dato non lo metto in discussione. E invece, diciamo, il dato non ci è dato, il dato è costruito, non lo trovo per strada, non ci inciampo. Cioè, il dato è un costrutto sociale, quindi è situato all'interno della società in cui viviamo, in cui siamo. Dipende dalla cultura che abbiamo, dipende dalla nostra storia, dipende dalla posizione che abbiamo, dal motivo che abbiamo per raccoglierlo. Il risultato finale della nostra indagine, della nostra analisi, dipenderà da tutto questo. Ma ancora di più cambierà anche in base a cosa decido di osservare. Cioè, se io decido di guardare una certa parte di questa città, di questa popolazione, i numeri del festival, no? Che di solito vengono raccontati, dipende da molte cose, dipende dalle mie motivazioni. Il modo che io ho di guardare questa sala e contare le persone, vederla piena, vedere che ci sono tante persone fuori, può essere diverso rispetto a chi ha posizionato le sedie e si occupa della sicurezza di questo posto. Quindi cambia in base all'obiettivo che ho, il modo di contare. Ecco perché il risultato che io ottengo alla fine non può essere oggettivo, è soggettivo, dipende dal soggetto che lo raccoglie.
oggi anche le possibilità che abbiamo, quindi è situato nella storia, nella cultura, perché le possibilità che abbiamo di raccolta dati sono diverse da quelle di 10, 20, 50, 100 anni fa. Il fatto che abbiamo degli strumenti in tasca o ai polsi o li indossiamo in altri modi che misurano le nostre attività, misurano quello che facciamo, le nostre interazioni sociali, ma anche i passi, la mobilità, fornisce molte informazioni che un tempo non avevamo. Quindi il dato che io ho oggi è di oggi, o quantomeno è quello che è derivato da una serie di scelte che ci hanno permesso di vedere la realtà così com'è. E poi è situato nella cultura che io ho, una persona che è nata, vissuta in Italia o in Europa, guarderà al mondo con certi occhi rispetto a una che è nata dall'altra parte del mondo. Dipende dal corpo che abitiamo. Il fatto di abitare un corpo abile o un corpo disabile ci farà vedere in modo diverso, per esempio, le città. Che dati raccolgo sulle città per capire che sono, se sono vivibili? Sì, il verde pubblico, ma una persona con disabilità interessa l'accessibilità a questo verde pubblico, per esempio, l'accessibilità ai luoghi di svago, di divertimento o anche quelli in cui avrebbe il diritto, no, di studiare o di lavorare. Quindi il modo in cui osservo cambia tutto, il modo in cui poi decido di analizzare, di raccogliere questi dati, di prenderli, di produrli, cambia. C'è stato persino chi ha provato a cambiare il nome ai dati, perché appunto questo termine ce li faceva vedere come qualcosa di non poter cambiare, ed effettivamente deriva dal fatto che per molto tempo nella lingua inglese i dati erano quelli divini. Negli esperimenti scientifici si parlava di fatti, non di dati. La parola dato, per parlare di qualcosa di costruito appunto dall'uomo, anche in modo rigoroso, magari non obiettivo ma rigoroso, arriva dopo il 1600, nel 1700. Quindi la storia ci dice che non è sempre stato così, così come non è sempre stato un valore l'oggettività nella scienza, per esempio. Il valore dell'oggettività, quindi il pensare che qualcosa di oggettivo sia qualcosa che su cui dobbiamo porre la nostra massima fiducia, succede un po' anche lì nel 1800. Nel 1700 ancora la presenza dello scienziato, il sé, era molto importante. Questa premessa che io faccio per ricordarci che siamo appunto davanti a uno strumento che è mutevole. Oggi il dato lo vediamo così, ma può essere diverso, potrà essere diverso tra un secolo, per esempio. E tutta questa premessa, cosa ci serve ancora? Ci serve ancora per capire che stiamo parlando, se uno strumento non è neutrale, vuol dire che sicuramente crea delle differenze. Intanto raccogliere, produrre il dato, produrre le statistiche, visto che non arrivano dall'alto, è qualcosa che costa, è qualcosa che può fare chi ha un certo potere. Si crea una dinamica di disparità di potere tra tutte le persone, le aziende, i device che raccolgono dati su di noi e noi che li produciamo. Non abbiamo le stesse capacità economiche di potere che hanno le grandi corporation, per esempio, tanto che non riusciamo a chiedere trasparenza in questo. Allora, in che modo, date tutte queste premesse, il dato può discriminare? Ci sono diversi modi in cui può farlo. Uno di questi modi dipende appunto da quello che io osservo. Il dato può discriminare quando nell'osservazione che io faccio di una situazione, di una realtà, di un luogo, di una popolazione, io, abitando questo corpo, questa cultura, questo momento storico, dimentico o non osservo una certa parte di popolazione, la lascio fuori dalle statistiche. Restare fuori dalle statistiche può voler dire essere discriminati, può voler dire non contare. Se ciò che viene contato conta, se io non lo inserisco all'interno della mia osservazione, se sui dati baso le politiche, baso gli investimenti e escludo una parte di popolazione perché la lascio fuori, oppure perché la aggrego, si dice in termine tecnico, cioè io guardo tutti voi e vedo solo delle teste, non vedo le differenze, da dove arrivate, chi siete, e per quello che sono io in questo momento nel palco va bene, ma se devo capire le vostre esigenze, le vostre differenze, in qualche modo contare senza vedere se ci sono delle differenze tra di voi, può essere un problema. Questo può esserlo per le istituzioni.
Pensiamo ai dati che vengono raccolti, per esempio, sulla povertà, sul diritto alla casa. Abbiamo dati che ci forniscono le istituzioni, ci fornisce l'Istat, che sono dati aggregati su base familiare. Beh, questo è utile, no? Per sapere se le famiglie vivono in condizioni di indigenza. Ma se all'interno di una famiglia ci sono delle differenze, perché non viene redistribuito equamente il reddito, una persona che appartiene a una famiglia a medio-alto reddito è considerata una cittadina, appunto, che non è in situazione di povertà. Se però all'interno di questa famiglia a lei non viene, non ha un lavoro, la partner non ridistribuisce equamente lo stipendio, no, che arriva, lo stipendio viene calcolato a livello globale, la casa magari non è divisa a metà, solo quando questa persona esce dal nucleo familiare, eventualmente, risulterà essere una persona povera. Ecco che uno strumento analitico, no, il dato, la statistica fatta con tanta ricerca dietro, anche con rigore, può portare a discriminazione. I dati sulla violenza di genere, per esempio, a parte il fatto che sono raccolti con molto ritardo, le grandi indagini che vengono fatte hanno differenze di 10-5 anni a seconda di quello che si va a osservare, quindi abbiamo anche dei buchi in questo caso, presentano una mancanza di disaggregazione, per esempio, sulle donne disabili. Non ci sono dati che ci dicono il tipo di violenza che subisce una donna disabile e in questo modo diventa invisibile, non ce l'abbiamo. Non possiamo, se non contiamo, non conta e quindi non si può prendere atto. Cosa può succedere poi? Succede che questi dati vengono utilizzati oggi anche per allenare modelli algoritmici su cui si basano anche decisioni pubbliche. Possono basarsi decisioni pubbliche. E se io incasello le persone all'interno delle loro categorie, sulla base delle categorie a cui appartengono, prendo decisioni, se parlo di categorie svantaggiate nella vita di tutti i giorni, lo saranno anche dagli algoritmi. Gli stessi algoritmi dei grandi modelli linguistici, per esempio, alla base di applicazioni di intelligenza artificiale cosiddetta generativa, quelli per cui io inserisco le istruzioni ed esce un testo o un'immagine. Si parte da dei dataset, da dati che contengono stereotipi, che contengono discriminazioni al loro interno. Sono dataset che contengono parole o contengono immagini. E come si crea discriminazione? Perché sono dati con stereotipi? Intanto la maggioranza di questi dataset, di questi dati, arrivano dal nord del mondo e sono in lingua inglese. Quindi un pezzo di mondo è rappresentata con i nostri occhi, con la nostra cultura, con la lingua che non è la loro. E quindi il modo in cui io vado a interpellare questi strumenti digitali per chiedere di raccontarmene sarà in qualche modo già stereotipato. In più è stato studiato da diversi team di ricerca che le immagini che sono state usate nei diversi anni per raccolte dal web, in 10 anni, per alimentare modelli generativi, per esempio di immagini e di video oggi, contengono anche immagini stereotipate, immagini non consensuali, immagini pornografiche, a cui vengono associate parole di uso comune però. Se inserisco parole come magari in lingua spagnola, come zia, come ragazza giovane, all'interno di queste immagini risultano degli stereotipi collegati a quello che gli utenti hanno pubblicato online. E quindi abbiamo un contenuto, abbiamo un risultato che, anche se ce lo fornisce il computer, non è assolutamente neutro, è soggettivo ed è situato, dipende appunto dalla cultura che ha generato quel dato. Di chi è la responsabilità in questo processo? Qua è interessante prendere un concetto che mi piace citare, che è quello del viaggio dei dati, perché siamo partiti dal capire che cosa sono i dati, abbiamo parlato anche appunto di strumenti digitali che abbiamo in tasca, che abbiamo al polso. Pensate che fino, diciamo, a qualche anno fa il dato digitale che noi generavamo era un dato che
è vero, veniva estratto dalle corporation, Shoshana Zuboff ci ha scritto Il capitale della sorveglianza, ci sono tanti libri su questo, quindi il potere estrattivista, appunto come quello per il petrolio, ma noi sapevamo che il nostro commento su Facebook, la foto che caricavamo, aveva quello scopo, e al massimo l'altro obiettivo che c'era all'interno di quelle piattaforme era quello di vendere il dato agli inserzionisti per poi ricavare pubblicità, più o meno. La filiera era questa. Oggi quel dato, il viaggio che fa, il viaggio che compie, esce dal suo significato. Se quel dato, se quel contenuto, come Facebook ci ha chiesto a giugno 2024, poi è stato ritratta questa richiesta ai cittadini europei perché abbiamo il GDPR che un po' ci protegge, ma Facebook a un certo punto ha chiesto: io userò quello che tu scriverai qui per allenare le mie intelligenze artificiali. Se non vuoi, vai a vedere nei meandri della mia app come togliere questa possibilità. Oggi questo noi in Europa non ce l'abbiamo, ma pensate al viaggio di quel dato, cioè un dato prodotto per uno scopo che è quello di commentare, di interagire, usato per allenare modelli linguistici. Quindi stiamo andando oltre l'estrazione del petrolio, stiamo andando verso usi neanche immaginati e neanche a cui abbiamo dato il permesso, a cui è molto difficile sottrarsi in qualche modo. Quindi siamo a una, quando si parla di discriminazione, ho già citato prima questa parola, parliamo di potere, cioè parliamo di dov'è il potere appunto che deriva dai dati. C'è una buona notizia in tutto questo, e cioè che se parliamo di potere possiamo parlare di riappropriarci del potere, possiamo in qualche modo trovare forme di resistenza. E tra i vari approcci che ho incontrato in questi anni di studio, di analisi e di scoperte di che cos'è il dato appunto e come può aumentare, alimentare le disuguaglianze, c'è l'approccio del femminismo dei dati. Mi ha colpito perché ha unito il mondo da cui arrivavo, quello di scienze politiche, della cooperazione internazionale, a quello in cui ero finita, quello dei nerd appunto. Nerd, che sì, mi sono messa il timer, e quello dei dati, quello analitico, e vedo, no, attraverso le lenti del femminismo intersezionale, che andare a vedere effettivamente come assegnare categorie alle persone, come separarle, contarle, che è il modo con cui abbiamo cominciato a imparare a contare, no? Da bambini, no? Mettere insieme cose che si assomigliano solo per il colore, la paperella, il sole, eliminando le differenze, può essere appunto un modo che può discriminare. Il femminismo dei dati ci fa vedere appunto tutte le intersezioni di queste oppressioni sistemiche che possono avvenire, perché posso essere discriminata perché non ci sono i dati su di me, oppure perché ci sono troppi dati sulla mia persona. Chi arriva dal mare e viene fermato per esempio a Lampedusa, e su di lui vengono, su di lei vengono raccolti dati anche biometrici, e che arrivano ad arricchire una banca dati che discrimina queste persone nel momento in cui magari un giorno si troveranno in piazza a fianco a me a manifestare, a fare uno sciopero per i loro diritti. La persona schedata a Lampedusa sarà nei database della polizia e io no. Quindi più dati, non è detto che più dati funzionino. Anche perché su queste persone abbiamo alcuni dati e non altri. Non sappiamo che sogni avevano prima di venire qui, che sport amano. Pensateci quando ci vengono fornite le informazioni su certe persone. Quali dati abbiamo, quali raccogliamo e quali no. E il femminismo dei dati ci invita proprio ad andare a scoprire le dinamiche di potere che ci sono all'interno delle raccolte dati. Si invitano a chiederci chi può essere discriminato da una certa raccolta, chi invece può essere avvantaggiato, appunto, senza guardare sempre solo il gap. Ed è interessante andare a vedere appunto le domande che possiamo farci, anche andando a vedere le statistiche, andare a chiedersi chi era nella stanza quando è stato deciso che bisognava raccontare in un certo modo un certo gruppo di persone. Perché le persone disabili non sono contate in alcune statistiche? Forse non sono nelle stanze decisionali, nelle stanze che contano. C'è un altro pezzo, appunto, che è quello ottimista, quello dei controdati, che anche noi possiamo imparare a osservare, imparare a raccogliere. Cioè un modo di guardare la realtà
che ci può aiutare appunto a vedere pattern, a vedere somiglianza, a vedere oppressioni sistemiche che non sono raccontate dalle istituzioni, perché raccogliere dati costa e se non lo faccio forse c'è una motivazione politica dietro questo. Se non vado a vedere quell'intersezione di oppressioni, forse perché non voglio prenderne atto, prenderne cura. Posso allora attivare raccolte dati dal basso, e ce ne sono tantissime, e col tempo quello che ho imparato a osservare è che ci saranno raccolte dati che non saranno mai fatte dal potere. Ci sono alcune situazioni, alcune oppressioni sistemiche che saranno viste solo da chi le vive e quindi magari non è al potere. Allora si possono appunto attivare forme di raccolta dati di comunità sui territori e questo è un modo per sovvertire il fatto che il dato può discriminare, sì, il dato non è neutro, ma se è soggettivo può far emergere le soggettività, anche quelle più discriminate e oppresse. Grazie.